L'idea di base di Uru è fare ciò che abbiamo sempre fatto, ma farlo meglio. Il nostro intento qui a Cyan Worlds è sempre stato quello di creare mondi più avvolgenti, luoghi più interessanti da esplorare. Uru è l'evoluzione naturale di questo nostro progetto. Confrontare Uru con altri giochi sul mercato è molto difficile, perché stiamo cercando di fare qualcosa di nuovo e totalmente diverso. Questo è un gioco di esplorazione, di ricche ambientazioni, di mondi dettagliati. È un gioco sulla storia del popolo che visse in questi luoghi. Può capitare che veda una foto sul National Geographic Magazine che mi colpisce, e che questa foto diventi poi il seme di un'intera età da esplorare. C'è sempre un piccolo elemento che comincia a crescere nella tua mente in qualcosa di più grosso, e così non sai mai da dove potrebbe arrivare l'ispirazione: da un'immagine, da un articolo su una rivista, da un concetto scientifico, o perfino da una vacanza in un posto affascinante. Uno dei luoghi che molti di noi hanno visitato all'inizio di questo progetto sono le caverne di Carlsbad, nel sud degli Stati Uniti. Abbiamo esplorato le caverne. La bellezza di quei luoghi è davvero notevole. Abbiamo portato con noi molta di quella bellezza nei nostri ricordi e l'abbiamo applicata a questo prodotto, all'esplorazione delle caverne di Dani. L'origine della storia stupisce anche me. A volte penso che la storia si scriva da sé. Molte volte capita che ci sediamo a un tavolo per discutere elementi della storia che poi prendono vita propria. La storia comincia a ramificarsi in modi che sorprendono noi stessi. La cosa interessante è che una volta che essa si è sviluppata, scopriamo collegamenti a cose che nemmeno noi sapevamo. La storia scorre da sola, verso luoghi a volte del tutto sconosciuti. Di solito, nel mondo dei videogames, si sviluppa un sistema di gioco e poi ci si avvolge intorno a una storia. Beh, noi facciamo il contrario. Inventiamo una storia e poi creiamo un sistema di gioco intorno ad essa. Così che la storia è sempre il centro di tutto ciò che abbiamo fatto nella serie di Myst. L'idea di base di Uru è: cosa succederebbe se scoprissimo che nel sottosuolo, all'insaputa degli abitanti di superficie, è esistita una civiltà per 10.000 anni, la quale poi è scomparsa all'improvviso negli ultimi due secoli. Noi scopriamo i resti di quella civiltà, ci sono i misteri e ci sono cose che accadono laggiù che non comprendiamo del tutto. Quando creiamo gli enigmi, le fonti sono essenzialmente due. O creiamo prima l'ambiente, e in quel caso ci ispiriamo all'ambiente stesso, ai progetti, agli elementi grafici già creati, oppure ci basiamo sul feedback dei tester e dei giocatori. A volte sappiamo che essi si aspettano che in un certo luogo ci sia un enigma, e noi ne approfittiamo e mettiamo qualcosa in quel luogo. In entrambi i casi, tutto comincia con una seduta di brainstorming dove iniziamo a tirar fuori enigmi a caso, scartando quelli troppo folli. Di solito i nostri enigmi all'inizio sono troppo difficili. I tester li provano e si lamentano. Allora facciamo degli aggiustamenti, concediamo un po' più di tempo per completarli, qualche informazione in più qui, un altro indizio là. La difficoltà degli enigmi cresce nel corso del gioco, specialmente all'inizio, quando si muovono i primi passi. Vogliamo essere molto accessibili. Vogliamo insegnarti qualcosa su Uru, su questo mondo nel quale stai entrando e sui modi per interagire con esso. Quindi tutto è progettato per catturare la tua attenzione. Superato lo scoglio iniziale, diventiamo un po' meno amichevoli. Creiamo lo scheletro dei modelli al computer e poi li rivestiamo, li dipingiamo per dar loro una consistenza materiale, che si tratti di metallo, legno o altro. E poi mettiamo insieme tutti gli oggetti e illuminiamo la scena, un po' come fa un regista per costruire un set cinematografico. Uru è sicuramente il progetto più ambizioso che abbiamo mai tentato. Questo per diversi motivi, ma una delle ragioni principali è il 3D in tempo reale.
Per noi la creazione di un mondo in tempo reale è una sfida nuova. In passato potevamo creare mondi incredibilmente dettagliati, con milioni di poligoni, davvero complessi. Un ambiente in tempo reale ci costringe a limitare il numero di poligoni, le dimensioni delle texture. Così la nostra attenzione si è focalizzata nel prendere tutte le texture e tutti gli oggetti da noi creati ed assicurarci che mantenessero comunque un'alta qualità. E siccome il mondo è così dinamico e si muove intorno al personaggio e puoi camminarci in mezzo, credo che l'esperienza sia ancora più coinvolgente rispetto ai nostri precedenti prodotti. Dovevamo scrivere musica per un'antica cultura, una cultura che non esiste più, essenzialmente un mondo scomparso. Quindi era necessario creare un mondo, qualcosa che fosse adatto al soggetto. Credo che la musica sia molto importante nei giochi di Myst, che aggiunga quel senso di immersione nel gioco, inducendo un particolare stato d'animo. Ti fa sentire, diciamo che suggerisce un senso di mistero, il senso di una storia che sta dietro certe cose. Oppure semplicemente crea un'atmosfera, ci sono cose che la musica riesce a farti fare che le sole immagini non possono fare. Ritengo che Uru sia estremamente avanzato dal punto di vista sonoro. C'è stata un'evoluzione tecnologica nella grafica e nel sistema di gioco, quindi è naturale che dovessimo restare al passo con il sonoro e la musica. Nel gioco abbiamo implementato tutte le tecnologie. Audio 3D, echi, zone sonore che sfumano l'una nell'altra per dare la sensazione di camminare tra luoghi differenti. Perciò, mentre il tuo avatar si muove nel mondo, il suono si muove con te. Se ti volti, il suono si volta con te. Se giri l'angolo e qualcosa è bloccato da un muro, abbiamo ricreato questo effetto di schermatura. Oltre Uru c'è Uru Live. Sviluppare la possibilità di passare in modo fluido e naturale da una meravigliosa esperienza solitaria a un mondo persistente, con altre persone che giocano, un mondo che non termina mai, è stata una sfida incredibile. Potrebbe sembrare uno sviluppo naturale in un mondo che va in questa direzione, ma è incredibile quanto bisogna sudare per costruire tutto ciò in modo realistico. Il concetto di un mondo che non finisce mai è straordinario e ha rappresentato una sfida enorme, ma è anche il successo del quale andiamo più fieri.